Poi che c'è più l'acido? Quella dorata, poi c'è la Madonna della Primavera, la chiamano così, o la Madonna Sposa. È sempre questa tipologia. Sì, poi c'è alla chiesa di San Giovanni, allora dove c'è il municipio, sapete voi? Ah, sì, allora, sì. No, la troviamo. La chiesa di San Giovanni, c'è la Madonna, non la Madonna, Santa Teresa del Bambino Gesù, San Luigi. Così? Sì. Poi c'è Sant'Alfonso. Tutti, tutti San Giovanni Marino, anche Teristi, loro. Sì. Vabbè, quindi sia di San Giovanni ci troviamo... Ce ne sono 4-5 là dentro. Ecco, sa, come abito ha soltanto questo? Ti ricordi questo che... Questo non è all'originale. No, ti ricordi che c'è... Sai, no, c'è ma di solito qua c'era... Conservato. No, di solito qua si faceva, c'era la disgrazia, la chiamo io. Quando veniva fatto l'abito nuovo, c'era l'usanza di bruciare quello vecchio. Sì, sì, sì. Quindi, la maggior parte... Ce n'è qualcuno a stilo, nella chiesa del Rosario c'è la Madonna che non l'hanno bruciato, l'hanno riconservato. Ed è proprio tutto... La zecchina dietro c'è la data, pure 1790. Sono dei cambi d'oro. In oro. Tu hai avuto occasione di vederla vestita, questa Madonna, per vedere se c'è... Dico il busto, la parte di... No, c'è qua, in tutte le Madonne, sono con una parte di paglia riempita, sì. Poi c'è fino a qua il legno, sì. Poi c'è la parte di omaggio, e poi fin qua arriva fin qua. Ma poi c'è non la... avete avuto occasione di vedere qualche firma, niente, non no. Sapete a chi posso risalire la manifattura? A filo c'è stata... c'è la firma sulla dolorata, quella piccola. La dolorata sopra, sempre così a manichino? Sì, a manichino. Ma non c'è la firma, c'è la data, 1832, se non sbaglio. È la prima volta che riceve fuori. Però non so se vi lasceranno vestirla. No, non penso, però buono sapere. E confraternite ce ne sono qua? A Pazzano so che ce n'era una, forse è rimasto solo un confratello adesso. Ce n'era una? Sì. Quindi non esiste più. La... Sicuramente la Madonna Assunta. Ah. Il dolore sono... Questa la portate... C'è è rimasto un confratello solo? Sì, sì. Ah, la confraternita, vabbè, non esiste più, Fino è attiva dal 1604, dedicata all'Immacolata e San Pietro. E l'Immacolata e San è colpita oppure... Sì, opera di Mastro Serresi, le vostre. Credo pure. No, solo, di Fino c'è solo il Salvatore. Sì, gliel'ho già detto io. Poi c'è a stilo sempre di Serra Zaffino, Vincenzo Zaffino, 1850 o 70. E c'è una Madonna delle Grazie, sempre nella chiesa aperta, sono tutte e due aperte, le altre sono in fase di restauro, quindi non le potete visitare. Però per quanto riguarda Madonna vestita, Bivongi non ne ha. Nemmeno la dolorata a Bivongi. Storicamente c'è la dolorata, ma è di... Però è colpito. Gesso. Ah, ok. No, hanno delle buone state, tipo il San Giuseppe e la San Nicola. Mm. San Nicola è l'unico, uno dei pochi nell'iconografia, non a mezzo punto, ma a tutto fondo. Ascolta una cosa, questa qua la portate nella processione, e se viene usata nelle processioni del venerdì? Sì, del venerdì santo, come dappertutto qui. Qua non... Io sono di Filo. Faccio un poco sulle feste, però in tutte le chiese della zona il venerdì faceva la chiamata, no? Dal pulpito della chiesa il sacerdote invocava la Madonna, e poi gli mettevano il crocifisso nelle braccia. Sì, ma per la confronto c'è un altro che non viene utilizzata lei. No, ma loro non la fanno a Pasqua, loro la fanno ad agosto. Ah sì. Che non te l'avevo appena detto. Perché infatti lui mi spiegava, mi sembrava una cosa strana, perché no, io la ricollevo alla confronta della risurrezione. Infatti mi diceva San Giovanni, no. No, qua non c'è Giuseppe e la Madonna. Non sto a dire che cosa significa, se no i pazzeneschi poi non esistono. Dovremmo chiamare Don Enzo. Don Enzo fuori, sono dovevo incontrarmi con lui per il sito. E all'Ocri. Quello venerdì santo faranno poi il venerdì qua, noi lo facciamo il sabato, il giro del paese, loro di sera, ma di mattina, il venerdì sera loro portano la dolorata con davanti il Cristo morto nel baldacchino, a Naca, sì. Invece da noi a Stilo facciamo il sabato santo.
il venerdì è dedicato all'agonia, cioè le varie autorità del paese schiodano sul crocifisso sull'altare dopo otto le sette parole, no? E poi il giorno successivo c'è la processione, quindi nel letto, nel baldacchino che noi chiamiamo un monumento, tanto che è monumentale. Poi ci saranno i tre santi, la Dolorata al centro, la San Giovanni e la Maddalena. Scusa che ti interrompo, così mi informi sul stilo, visto che... Sì. No, l'unica cosa, cioè, quindi in processione viene portata con quest'abito, che sì. Sì. Mi lasciano questo. E di stilo mi approfitto. Sì. Fai l'elenco delle chiese dove possiamo sì. trovare... Allora, c'è. Allora, la chiesa di San Giovanni. San Giovanni è dove c'è il municipio. Sì. E troverai una l'Addolorata. Poi c'è la San Teresa. San Luigi. Sant'Antonio sulla nava destra di Pieno, poi sulla lata sinistra c'è il San Giovanni Teristi. San Giovanni Teristi, il mietitore in greco, quindi, e poi gli altri santi vestiti con gli abiti non ce ne sono. Poi c'è alla chiesa di San Francesco d'Assisi, nel centro della piazza. Ma li troviamo aperti? Sì, sì, questi due sì. E c'è sulla navata sinistra la Madonna della Primavera o Sposa, e poi c'è, se la volete vedere quella, ci sono le varie statue in legno e una in marmo che è oggetto di studio pure del professore Leone. Giorgio Leone dice che no solitamente sempre lui, non mi ricordo l'autore, ma dice che è stata fatta in seguito alla congiura campanelliana per affermare la cristianità della zona. No, quindi l'hanno messo in faccia, la guardi, di solito l'Immacolata porta un po' il pancino, no? Mm-hmm. Questo qui sembra una statua di vittoria, come vestita, come proprio... vesti. E poi come altri santi vestiti c'è al Rosario, la Madonna del Rosario, San Domenico. E la Madonna del Rosario la utilizzate per la confessione? Per la confessione. Durante l'anno lasciano il bambino Gesù nella mano, poi durante la confessione lo tolgono e poi praticamente, vabbè, il vestito rimane quello. Sì, sì. No, durante la confessione no, perché in chiesa c'è l'originale, quello antico. Sì. Poi durante la confessione viene vestito quello nuovo. Ah, ok. Lei quindi adesso è vestito con l'originale? Sì, ma adesso sì. Però non so se trovate la chiesa aperta. E la manifattura dei vestiti? Sai dove sono stati fatti? No, perché sono stati rifatti, quasi tutti. Ad esempio quelli di San Giovanni sono stati restaurati tutti e tre. Ma... Ah, quindi le state di sono No, state no, i vestiti sono stati cambiati, sì. Eccetto quello di Sant'Alfonso che non l'hanno bruciato perché l'hanno restaurato da poco e che è conservato. E degli altri non si fa, non si fa. Sicuramente distrutti. No, se è riuscito a trovare qualcuno...